Good morning Genova, vi vado a presentare oggi un libro, un'autobiografia di Kid Congo Powers, uno di quei personaggi che hanno fatto grandi rock and roll più underground, ma che non hanno mai trovato tanto la luce dei riflettori, nonostante siano stati partecipi di dischi epocali. Lui ha esordito ad esempio con questo Fire of Love, un album spettacolare dei grandissimi Gun Club di Jeff Lee Pierce, ha proseguito con gruppi come i Cramps, che sono stati interpreti di una musica che mischiava rock and roll, punk, influenza anni 50 e tutto un immaginario horror, e poi è entrato a far parte della band di Nick Cave. In questo libro lui racconta di cotte di crude, di quello che ha fatto nel corso degli anni, dipendenze varie, situazioni veramente estreme. Tra l'altro lui è di origine messicana, quindi si è trovato anche ad affrontare problemi di razzismo, a cui ha aggiunto anche la sua esplicita omosessualità, che insomma non gli hanno reso molto facile l'esistenza, diciamo, corrente, quotidiana. Però il libro merita veramente tanto, è in inglese, però insomma si legge piuttosto bene e mette appunto alla luce un personaggio che altrimenti insomma è abbastanza dimenticato. Lui comunque prosegue la sua attività musicale, ha suonato recentemente anche in Italia, tornerà in autunno, quindi insomma vi consiglio di dare un'occhiata a questo signore che in qualche modo ha segnato a ferro e fuoco il rock and roll più cupo, più scuro e più selvaggio. Good morning, Genova.